Allora, Leonardo come omosessuale, come al solito, quando si parla di personaggi storici c'è dietro polemica, a iniziare dal fatto se sia lecito, legittimo definire con una parola contemporanea come omosessuale una persona del passato. E in particolare questo tipo di critica viene da coloro che sostengono, tutta la scuola degli storici che seguono Michel Foucault, che sostengono che l'omosessualità è un'invenzione del XIX secolo, in particolare un'invenzione da parte del mondo dei Medici per incasellare, incastrare, rinchiudere una sessualità che altrimenti sarebbe libera, fluida, eccetera, eccetera, in tante caselle di tipo medico, nosologico, eccetera. Io ho scritto il libro che avevo presentato presso di voi, Tutta un'altra storia, per sostenere che questo tipo di visione è completamente sballata, nel senso che i documenti storici ci mostrano un quadro profondamente diverso. In particolare che l'idea, la parola, il concetto di omosessuale nascono spontaneamente all'interno di un mondo che ovviamente non si chiama ancora omosessuale, il mondo dei sodomiti o dei pederasti, come si dice nel Settecento, ma che il lavoro di elaborazione che porta a concepire le persone che condividono questo tipo di tendenza, è una parola che si usa nel passato, questo gusto è una parola che si usa molto in quest'epoca, questo lavoro di elaborazione viene fatto all'interno della comunità dei diretti interessati. C'è stato tutto un dibattito che è durato secoli. Chiaramente, quello che non possiamo trovare è una visione dell'omosessuale come una persona che vive nel XXI secolo. Ma se ci pensiamo bene, nessuno ha mai richiesto questo tipo di caratteristica a noi stessi. Nel senso che se io dico io sono gay, la parola gay usata da me, usata da una sentinella in piedi o da Costanza Miriano, ha due significati completamente diversi. Il fatto che una stessa parola, che uno stesso significante possa avere significati molto diversi, addirittura in contraddizione fra di loro, è una cosa perfettamente comune e normale nel linguaggio e nella storia. Allora, non è così sconvolgente l'idea di parlare di un omosessuale del XV secolo. Se vogliamo essere filologicamente corretti, va bene, non usiamo omosessuale, usiamo sodomita. Tanto Leonardo è stato accusato apertamente di essere sodomita, ha ricevuto una denuncia per sodomia. Abbiamo dei documenti, adesso ve li farò sentire, che lo affermano. Quindi il punto è che dobbiamo definire Leonardo sodomita anziché omosessuale, se vi piace tanto va bene, nel senso che però alla fine chi è il sodomita nel XV secolo? È il corrispondente sociale di quello che oggi è l'omosessuale, nel senso che va nelle saune, balla ai village peoples e fa i sodomite pride per la strada? Ovviamente no. Questo modo di leggere la storia attraverso la griglia interpretativa di quello che noi siamo oggi è un errore storico, ha anche un nome, si chiama storicismo, credere che la storia sia una specie di evoluzione che porta inevitabilmente a noi, che siamo il sommo della piramide e che diamo i parametri per giudicare tutto quello che è venuto prima di noi, e si chiama presentismo, che è l'abitudine di leggere il passato attraverso quello che noi siamo. Questo esempio ve l'ho già fatto la volta scorsa, i cartoni animati di Hanna-Barbera, gli antenati, in cui c'è questa famiglia americana tipica degli anni 50-60 che vive nell'età della pietra e che ha tutti gli elettrodomestici fatti in pietra, col giradischi, con il disco in pietra, eccetera, che è la presentazione umoristica di che cosa significa il presentismo, credere che anche nell'età della pietra ci dovessero essere i frigoriferi, solo che all'epoca li avevano di pietra. Questo nella storiografia gay è esistito, per esempio c'è stata una polemica quando uscì il libro di John Boswell, Omosessualità e coscienza cristiana, si chiamava in italiano, che siccome sosteneva una continuità culturale tra l'omosessuale del Medioevo e quello attuale, andava alla ricerca delle saune sodomitiche nella Parigi del 1300, senza che gli passasse per la mente che l'utilizzo delle saune come luogo di aggregazione è una tipica invenzione anglosassona, nord-europea, di
del XIX-XX secolo. Noi italiani fino a 40 anni fa le saune manco sapevamo cosa fossero. Le saune erano roba che c'era vicino agli istituti di bellezza, non dei posti dove si andava a fare sesso. Quindi è chiaro che utilizzare questo criterio per stabilire se esisteva una sottocultura omosessuale nella Parigi del 1300 è sbagliato. La critica di Foucault a questo modo di fare storia è corretta, perché ogni secolo, ogni periodo identifica, considera un fenomeno con i suoi mezzi, con la sua lettura. Noi lo stiamo vedendo oggi, quando tra la nostra generazione, perché qua non c'è nessuno che abbia meno di 30 anni, e la generazione dei ventenni, vediamo che stiamo già parlando due lingue diverse. Noi siamo ancora vivi, non sono ancora riusciti a seppellirci, ma già stanno parlando come se non esistessimo più. Questa continua evoluzione culturale nella storia è la norma, non è l'eccezione, è la norma. E se noi diamo per scontato che, siccome noi concettualizziamo l'omosessualità rispetto ai ragazzini queer di gay statale in un modo diverso, questi due fenomeni sono diversi, non sono in colloquio fra di loro, sono due cose completamente diverse, allora sì, possiamo anche dire che l'omosessualità di Leonardo non può essere sovrapposta alla nostra. Però a questo punto vi dico, neanche la nostra è quella di gente che è nostra contemporanea, che incontriamo per strada, diventiamo mondi marziani. Se invece riusciamo a tollerare che tanto la visione del movimento queer quanto la visione del movimento gay sono due modi di interpretare uno stesso fenomeno, non si capisce perché le interpretazioni debbano essere soltanto due, non possono essere 300, 400. Chi fa storia conosce questo fenomeno anche al di fuori della omosessualità. Quando noi parliamo di un contadino, il contadino del 1200 non è il contadino del XX secolo. Probabilmente il contadino del 1200 è servo, un servo della glebe, è schiavo, ha una struttura sociale, una ramificazione sociale diversa. Ci sono storici che studiano specificamente il mondo contadino come mondo diverso dal mondo borghese dell'epoca. Questo non vuol dire che chi faceva il contadino nel 1200 facesse un lavoro diverso da chi coltiva la terra oggi. Non avevi trattori, ma faceva lo stesso tipo di lavoro. Che cosa vuol dire donna, cosa vuol dire uomo, cosa vuol dire ragazzo, cambia a seconda dei secoli. Cosa vuol dire famiglia? Cosa vuol dire famiglia? La famiglia del Medioevo non è la nostra famiglia, però dire che nel Medioevo non vivevano in famiglia perché non vivevano nella nostra famiglia è chiaramente una falsificazione della storia. Ecco, negare l'omosessualità di Leonardo, che è uno degli sport preferiti dai nostri storici dell'arte, eccetera, è una falsificazione a sua volta. Sia perché è legittimo dire che Leonardo è un omosessuale del XV secolo, vive la sua omosessualità secondo modalità che sono tipiche di quell'epoca e non della nostra epoca, in cui probabilmente noi non ci riconosceremmo, ma al di fuori delle quali i sodomiti della sua epoca non si sarebbero riconosciuti. Nel senso che presumere che Leonardo, per poter essere definito omosessuale, avesse dovuto vivere come noi, è una forma di imperialismo culturale, di voler imporre il nostro stile di vita a tutta la storia, a tutta l'umanità, come se chi non vive come noi non avesse diritto a condividere la nostra esperienza di vita. E poi è sbagliato questo tipo di censura, perché si dice non ci sono prove. In realtà Leonardo amò le donne, amò anche le donne. Invece Leonardo è uno dei pochi personaggi della storia dell'arte in cui la presenza delle donne è assolutamente nulla. Ce ne sono veramente pochi, Caravaggio forse, Michelangelo no perché c'è Vittoria Colonna, insomma è uno di quei rari personaggi nei quali, nella cui vita, le donne proprio hanno un ruolo zero. Quindi chiunque faccia l'affermazione Leonardo amò delle donne ha lui l'onere della prova, e abbiamo visto i tentativi fatti in passato di dire ma una volta in una lettera nomina una donna. Beh sì, le donne sono circa metà della razza umana, è un po' difficile fingere che non esistano, ma questa donna ebbe una relazione con lui, scambiò sonetti d'amore, lo frequentò, fece qualcosa di diverso dal limitarsi a ricevere una lettera. Presentateci queste prove. Queste prove ovviamente non ci sono mai. Viceversa, Leonardo è ancora giovane,
e già si becca una denuncia per sodomia. È abbastanza celebre. E ve la leggo. La data è 1476. Nella Firenze del 400 esiste una magistratura che si chiama Signori di Notte, che hanno il compito specifico di reprimere gli atti omosessuali. Ricevono le denunce con dei tamburi, sono delle cassette, in cui era ammesso mettere delle denunce segrete. Attenzione, segrete, non anonime. Chi faceva la denuncia aveva il dovere di firmarsi chiedendo di rimanere segreto, cioè che il suo nome non fosse fatto agli imputati, perché a un certo punto è diventato facilissimo usare le denunce di sodomia come atti politici. Michael Rock, che ha dedicato una monografia, The Unmentionable Vice, alla Firenze del 400, allo studio delle 30.000, adesso non mi ricordo esattamente quanto sono, pratiche dei signori di notte, continua a trovare nomi di personaggi politici nella Firenze del 400, e quindi è uno strumento di lotta politica, l'accusa di sodomia, abbastanza comune. Per prevenirlo, chi fa una denuncia ha l'obbligo di firmarsi, e se l'accusa viene fuori che è completamente falsa, subisce la pena che avrebbe subito l'accusato qualora fosse stato condannato. Era un modo per dire state calmi con le denunce. Notifico a voi signori ufficiali, come gli è vera cosa, che Jacopo Saltarelli, fratello carnale di Giovanni Saltarelli, e sta con lui all'orafo in vaccheccia, dirimpetto al buco, veste nero, d'età da anni 17 o circa, il quale Jacopo va dietro a molte miserie e consente con piacere a quelle persone che lo richiedono di simili tristizie. E a questo modo ha avuto a fare di molte cose, cioè è servito parecchie dozzine di persone, delle quali ne so buon date e al presente dirò da alcuno. La sodomia non è nominata, però siccome la denuncia è fatta alla magistratura che persegue i sodomiti, non è che questo ha fatto contrabbando, si è prostituito. Bartolomeo di Pasquino, orafo, sta in vaccheccia. Leonardo di Ser Pietro da Vinci, sta con Andrea del Verrocchio. Baccino farsettaio, Leonardo tornabuoni detto Teri, verse nero. Questi hanno avuto a sodomitare detto Jacopo, e così vi fo fede. In fondo al pizzino c'è scritto absoluti cum condizione ut retamburentur. Cosa vuol dire? Che gli accusati sono stati assolti perché non c'è la firma dell'accusa, e quindi sono assolti con la condizionale, cioè a condizione ut retamburentur, che non venga fatta una nuova denuncia, che non venga messo nel tamburo una nuova denuncia con la firma. Notate il cognome che ultimo che ho letto, Tornabuoni. Tornabuoni sono una famiglia nobile imparentata con i Medici. Lorenzo dei Medici è figlio di una Tornabuoni. Quindi la motivazione politica qua è abbastanza evidente. Quindi la magistratura sceglie di non dar luogo a procedere alla denuncia, ma Jacopo Saltarelli è stato ritrovato in altre denunce come un giovane che si prostituiva abitualmente, e quindi l'accusa non è completamente campata in aria. È un'accusa in cui c'è una malignità politica, e paradossalmente Leonardo viene schermato dalla presenza di un tornabuoni tra gli accusati. Noi sappiamo che Leonardo, intorno a questo giro d'anni, non si sa esattamente cosa sia successo, fu arrestato e tenuto in carcere. In una nota che scrisse in uno dei suoi diari più avanti, disse che quando feci il Cristo putto mi metteste in prigione, adesso che lo voglio fare adulto chissà cosa mi farete. Non sappiamo nulla di che cosa intendesse dire. Sappiamo che fu messo in prigione per avere dipinto, disegnato un Gesù bambino, che, come capite benissimo, non è un'imputazione molto canonica. Non credo ci siano leggi degli statuti che dicono se dipingi Gesù bambino ti mettiamo in carcere. Evidentemente l'imputazione era qualcosa che poteva aver fatto con il modello del Gesù bambino. Tuttavia, non avendo ulteriori documenti rispetto a questo episodio, non siamo in grado di decidere in un senso o nell'altro. Ricordandoci comunque che i processi per sodomia ai nostri avi sono processi, per così dire, indiziari. La sodomia comportava la pena di morte,
il diretto interessato faceva qualunque cosa possibile per evitare di lasciare tracce. Chiedere allo storico dell'omosessualità che presenti il coming out autografo di Leonardo è un attimino esagerato. Quello che possiamo fare, appunto, è mettere insieme indizi. L'omosessualità di Leonardo ha attratto molto precocemente l'interesse degli studiosi, in particolare quella di Sigmund Freud, per i motivi sbagliati. Nell'Ottocento l'omosessualità viene identificata come una condizione intermedia tra il maschile e il femminile, sia per gli uomini che per le donne. L'omosessuale è una specie di ermafrodita psichico, di androgino, e l'attrazione che Leonardo dimostra in modo quasi spudorato per la bellezza di tipo androgino nei suoi disegni, nei suoi quadri, attrae l'attenzione dei nostri antenati. In particolare ha la sciagura di attrarre l'attenzione di Sigmund Freud, che gli dedica un saggio, in italiano è tradotto come Leonardo, ma teoricamente è un sogno di infanzia di Leonardo da Vinci, in cui mette in azione la tattica della lettura del sogno, vuole dimostrare la potenza interpretativa della lettura del sogno, scoprendo l'omosessualità di Leonardo attraverso un sogno di infanzia, un sogno in cui, raccontato da Leonardo, in cui un nibbio cala dall'alto su lui che sta dormendo e gli colpisce le labbra con un'ala. Per Freud questo è ovviamente un sogno che nasconde un rapporto orale, ma va di là di questo perché lui segue un testo sbagliato. La parola nibbio viene tradotta con avvoltoio e quindi lui fa tipo 30 pagine di elucubrazioni sull'avvoltoio e la figura dell'avvoltoio come figura materna, va a scomodare la dea egizia Mut, che suona un po' come Mutter in tedesco, cioè madre, che è una dea avvoltoio. Ritrova la figura dell'avvoltoio nella Vergine delle Rocce e con ciò conclude che appunto Leonardo è omosessuale, e l'omosessuale è attaccato alla madre, eccetera, eccetera. In pratica ci dimostra come la psicanalisi funziona sia su dati completamente sballati che su dati giusti, cioè è uno dei documenti più chiari di come la psicanalisi sia infalsificabile, perché anche inserendo dati sbagliati viene fuori comunque il risultato che ci si aspettava. Il Leonardo di Freud è un documento datato che ci serve più come storia del pensiero che per quello che ha da dire rispetto a Leonardo stesso. Il fatto che Leonardo piaccia dipingere i ragazzini androgini di per sé non vuole dire nulla, vuol dire semplicemente che l'estetica rinascimentale di quell'epoca, di quella cerchia, ha un particolare apprezzamento per l'androgino, ricordandoci che Leonardo ha una cultura, per quanto si definisca uomo senza lettere, una cultura comunque non disprezzabile, anche per le cerchie che frequenta. Leonardo frequenta la Firenze dei Medici, di Marsilio Ficino, degli Orti Oricelliani, di personaggi che quando si trovano nella macchinetta del caffè discutono di filosofia di Platone. Quindi non è un uomo privo di cultura, e in questa cultura c'è anche la riscoperta di Hermes Trismegisto e del pensiero magico del tardo impero romano, che conferisce alla figura dell'androgeno un valore magico simbolico, come figura alchemica anche, quindi che questo tipo di cultura possa in qualche modo provare attrazione per la figura dell'androgino non implica necessariamente una preferenza sessuale individuale, può indicare semplicemente una scelta di tipo culturale. È chiaro che non saremo mai in grado di discriminare la questione fino a quando gli storici dell'arte non saranno abbastanza onesti da prendere in considerazione le due ipotesi e dire qual è la più probabile di queste ipotesi: che Leonardo lo faceva perché era omosessuale e piacevano i ragazzi efebici, o perché inseguiva la teoria amorosa dell'androgino. Questo finora non è stato fatto. Comunque è un caveat che serve per dire: attenzione a fare letture troppo semplicistiche, perché dietro Leonardo c'è una cultura
profonda, complicata, complessa, quella del Rinascimento, di cui noi oggi conosciamo soltanto frammenti, quei frammenti che ci servono per capire al limite le opere d'arte, ma che non ci permettono di apprezzare che cosa voleva dire chi lo faceva. Il fatto che Leonardo si fa dare lezioni da Luca Pacioli, uno dei più grandi matematici del Rinascimento, perché gli serve per i suoi studi, non è un dato irrilevante. Cioè, se io per disegnare vado a farmi dare lezioni da Rubbia, qualcosa vorrà dire una cosa del genere. E Leonardo non è soltanto un pittore come lo conosciamo noi, Leonardo è un architetto, viene a Milano per costruire fortificazioni, per costruire canali. La sua capacità come pittore è un di più, ma all'inizio entra a servizio dei duchi di Milano, che sono all'epoca la più grande potenza economica e militare italiana, che poi crolla come un castello di carte pochi anni dopo, ma questo è un altro discorso, perché si presenta come architetto e al limite come bravo organizzatore di feste di palazzo, di cui disegna i costumi, gli strumenti musicali e le scenografie. Noi quando pensiamo a Leonardo non pensiamo ai motivi per cui fu chiamato a Milano, pensiamo all'ultima cena, che fu qualcosa che arrivò perché alla fine rimase, perché faceva dei bei costumi per le feste degli Sforza. Ok? Quindi quando leggiamo Leonardo ricordiamoci che ci sono molti strati nella sua cultura, e quello che noi vediamo è soltanto lo strato esterno, l'ultimo strato. Leonardo si ferma diversi anni a Milano, adesso non ricordo esattamente 15 anni, qualcuno se sa di più. E ha questa attività frenetica di consigliere militare, architetto, organizzatore di feste, pittore di corte, che ne ha una più del diavolo. Quando crollano gli Sforza se ne va, e come tutti sanno finirà i suoi giorni in Francia, a servizio invece dei re francesi, dove si farà raggiungere da un nobile milanese, il Melzi, che all'epoca ha solo 18 anni. Melzi è un suo allievo, anche dotato, ci sono i suoi disegni che sono di buona fattura, chiaramente essendo un nobile non farà il pittore, e rimarrà con lui 10 anni fino alla morte. Sarà suo erede, suoi saranno i vari codici atlantici e quelle cose lì, che riporterà a Milano. Alla sua morte, i suoi eredi cominceranno la dispersione di questi manoscritti, che poi si trovano adesso un po' a Madrid, un po' a Windsor, un po' alla Pinacoteca Ambrosiana, eccetera. Comunque, Melzi è questa figura molto vicina a Leonardo, che torna a Milano dopo la morte e fa da trait d'union con un ambiente artistico, culturale milanese che magari non ha conosciuto Leonardo ma ancora ne parla. Di questo ambiente fa parte il Lomazzo, pittore di suo, c'è a Brera un suo bel autoritratto molto divertente nella veste di appartenente di un'accademia goliardica, diciamo, quindi con tutti questi cartigli e queste cose, che è celebre per aver scritto un trattato sulla pittura che esce a metà del Cinquecento, quindi non ha conosciuto direttamente Leonardo Lomazzo comunque, ma ha parlato con le persone che l'avevano conosciuto in vita. E noi sappiamo che Leonardo a Milano ha degli allievi, quando è l'iter and quater che c'è in piazza Brera, e sono Leonardo con i suoi quattro principali discepoli, i cui nomi sono ignoti a chiunque perché non furono dei grandi allievi. I veri allievi di Leonardo sono i Luini, che non furono suoi allievi, che ripresero la maniera leonardesca, e se non l'avete fatto vi raccomando di andare a vedere San Maurizio al Monastero Maggiore, che è il vero monumento leonardesco a Milano, perché la Sala delle Aste è rimasta un po' scrostata. E ha questi allievi, tra i quattro che vedete c'è il Caprotti, soprannominato il Salai, che vuol dire il diavolo. C'era anche Giovanni Melzi, il quattro? Mi pare di sì.
Non so se tra i quattro c'è Melzi, so che comunque c'è Cesare da Sesto, a me non sembra. No, c'è una cazzata. Melzi non è mai stato a bottega da Leonardo, è stato il suo assistente, amico, erede. C'è Cesare da Sesto. Ok. Andrea Saraino, che è il nome sbagliato. No, no, è il soprannome. No, era un nome sbagliato invece. Tant'è vero che il comune di Vimercate, dove è nato Caprotti, ogni tanto scrive al comune di Milano dicendo di cambiare, perché c'è anche una via dedicata ad Andrea Saraino. Beghe di campanile, scusami. Okay, perché è Leonardo che lo chiama El Saraino. San Giacomo Caprotti. Scusami, Leonardo nei suoi appunti lo chiama El Saraino. Quello sì. È lui che gli dà questo soprannome. Quindi non si è, chiama Giacomo Caprotti. Si chiama Giacomo Caprotti, soprannominato il diavolo, il Saladino. E viene, entra a bottega a Leonardo a 10 anni. Leonardo non ne parla molto bene, il Salai è ladro, è ghiotto e ruba i soldi, e il sospetto che ci sia una relazione sessuale tra questi due è abbastanza forte. Diciamo che l'idea che Leonardo abbia una relazione sessuale con un bambino di 10 anni ci disturba abbastanza, se non che dopo la prima apparizione del Salai nei diari di Leonardo, questo ragazzino sparisce completamente per 4 anni e riappare quando ne ha 14, che per quelle che sono le mentalità, le teste dei nostri avi, era un'età più canonica. Ricordiamoci che a 14 anni le bambine si sposavano all'epoca, quindi era un'età giusta, no, perché secondo i nostri criteri è comunque un'età che per quell'epoca era normale. Però se vogliamo giudicare secondo i punti di vista dell'epoca, secondo i nostri, che sono migliori, si viveva anche meno, si viveva anche meno, però insomma immaginare Leonardo che obbliga ad avere, che abusa della sua posizione d'autorità come maestro di un bambino di 10 anni, qualche problema me lo crea. E che Saraì si comporti un po' come una marchettina è un dato di fatto, nel senso che i libri dei conti di Leonardo cominciano a registrare spese piuttosto pesanti per vestiti, gale, cose varie, quindi che ci abbia approfittato è abbastanza immaginabile, e che questa malvagità, questa crudeltà che sto dicendo adesso non sia una mia illazione, ce lo dice il retro di un foglio del Codice Atlantico della Pinacoteca Ambrosiana, che è stato scollato una quindicina di anni fa, rivelando l'ira di Dio. C'era dietro di tutto, da disegni di biciclette a disegni pornografici, e uno di questi disegni pornografici è il disegno di un culo, scusate, non ho un'altra parola, con dei falli, dei cazzi, con le gambine che camminano in direzione di questo culo, sotto cui c'è scritto "è il culo del Saraì". Allora, chiaramente non è stato Leonardo a fare questo, è molto più probabile che sia stati i compagni di bottega che hanno bullizzato Saraì per questa cosa. Ma questo ci fa sapere che le voci non sono voci che sono cominciate nel XX secolo, sono voci che già esistevano all'interno della bottega di Leonardo. Un altro documento che è stato reso noto recentemente è quello che è stato soprannominato l'angelo incarnato, che è un pasticcio combinato, probabilmente anche qui dagli allievi, di una figura maschile di angelo ricciolone, come è stato descritto il Saraì, a cui è stato aggiunto un membro in erezione. Allora, questo che cosa ci dice? Che nella bottega di Leonardo la discussione sulla sessualità è abbastanza piccante, abbastanza insomma, non è un luogo per orsoline, e sappiamo per testimonianza non c'erano ancora le orsoline, quindi non è un luogo per beghine, no, e zoccare, va bene, scusami, per terziari francescane, per terziari francescane. E noi sappiamo che lo stesso Leonardo, che amava dipingere figure grottesche, caricature, dipinse il disegno di un ragazzetto con un fallo sulla fronte. Quindi diciamo che nell'allegra baraonda della sua bottega il maestro era il primo a comportarsi in quel modo lì. E
Questo libro, che è un libro costosissimo, è poco conosciuto proprio a causa del suo costo, però è forse quello più onesto su questo tipo di illazioni. Gli autori si spingono a ipotizzare che questi siano ritratti del Caprotti, del Salai. Io non sono uno storico dell'arte, quindi non prendo posizione, però vi segnalo che esistono delle ipotesi su quale aspetto dovesse avere nudo e vestito. Sul Salai abbiamo... Quali sono i disegni di? Leonardo da Vinci. Ok, scusa. Sul Salai abbiamo la testimonianza del Vasari, che parlando di Leonardo ci dice che era di bella presenza, che fu con tutti i capelli ricci inanellati e che Leonardo lo prese in gran piacere perché era un buon conversatore di... Ok, noi ci crediamo, ovviamente ci crediamo che il motivo era quello. E si parlavano come si usava nel 1800 e avevano delle intime conversazioni. Peccato che a questo punto arriviamo a Lomazzo, Giampaolo Lomazzo, 1563, trattato sulla pittura, che mette due personaggi in discussione fra di loro su questioni d'amore e mette Fidia, l'artista greco, a dialogo con Leonardo da Vinci. È un personaggio del suo dialogo. Ripeto, Lomazzo non conobbe di persona Leonardo, sta riportando delle voci, dei pettegolezzi, delle cattiverie se preferite, ma che comunque circolavano a Milano, perché non c'è altra spiegazione come gli sia venuta l'idea di fare sta cosa. Allora, Leonardo, fra i pittori ebbero fama Antonio Boltraffio, mio discepolo, insieme con il Salai, che in vita più che tutti altri amai, che diversi furo. Ho amato molte diverse persone durante la mia vita, ma tra tutti amai più di tutti il Salai. Fidia, gli facesti il gioco che amano i fiorentini di dietro, la sodomia? Leonardo, e quante volte? Considera che egli era uno bellissimo giovane e massime nei 15 anni. Fidia, non hai vergogna a dir questo? Leonardo, come vergogna? Non è cosa di maggior lode appresso i virtuosi di questo. Sappi che l'amore masculino è opera solamente di virtù che, congiungendo insieme gli uomini, con diverse affezioni di amicizia, a ciò che da un'età tenera vengano nella virile più fortificati amici. L'amore tra maschi è un tipo di amore che unisce fra di loro uomini di diverse età affinché il giovane arrivi all'età virile in modo più... Molto greco. Molto neoplatonico, adesso vediamo la spiegazione. Oltre di ciò, l'amor masculino fu precetto laudabile di animo filosofico e tutte le cose le quali oltre necessario sono trovate ad ornamento di quelle meritano pur laude. L'amor tra maschi è una cosa che la filosofia ci ha insegnato e le cose che ci insegna la filosofia vanno tenute in alta considerazione. Questa è chiaramente una presa per il culo, perché non riesco a trovare un'altra definizione di questo, del neoplatonismo ficiniano, di cui anche Leonardo è uno esponente. In particolare, scusate, lo devo trovare, c'è una canzone scritta da Leonardo, tra l'altro ha avuto uno strano destino, perché quando anni fa fecero un sceneggiato su Leonardo alla televisione, Ornella Vanoni l'incise, fu musicata e fu incisa ed era la sigla della trasmissione, e dice: muovesi l'amante per la cosa amata come il soggetto con la forma. Questi sono concetti aristotelici. Come il senso col sensibile, e con seco s'unisce e fassi una cosa medesima. Quando l'amante è giunto all'amato, lì si riposa. Allora, questo è sono pochi versi intrisi di significati filosofici. Per esempio, c'è il concetto aristotelico di luogo naturale. Ci sono sostanze che hanno luogo naturale, per esempio il fuoco in alto, la terra in basso, eccetera. L'amante, quando raggiunge l'amato, si ritrova nel suo luogo naturale e si riposa, sta fermo, è dove doveva essere.
io quando vi dico attenzione a leggere Leonardo solo in superficie, perché è un uomo che comunque è intriso della filosofia del suo tempo, solo che noi non sappiamo più il concetto di luogo naturale di Aristotele, quindi non lo riconosciamo più. Ma quello che ci interessa in questi pochi versi è che sta riprendendo in realtà la lettura che Marsilio Ficino Fiorentino aveva fatto a Firenze nel 1475, non ricordo esattamente l'anno, quando ha tradotto Platone, il commentarium in Platonis Convivium, ha fatto anche un commento che ha tradotto in italiano in modo che fosse accessibile ai più, e in cui riprende l'idea platonica dell'amore fra maschi come il vero amore. Infatti lui lo chiama verus amor, l'amore socratico. Quando parli di convivium è simposio, per non è la stessa cosa. Sì, no, solo che voglio capire se quello che... Beh, anche il banchetto allora. Lo so, va bene, ma siccome sono... Ok, il simposio. Quello convivium. Che noi conosciamo come simposio. È il vero amore, verus amor, perché l'amore tra maschio e femmina è concupiscibile. Cioè è un tipo di amore che il Dio, perché Ficino è filosofo cristiano, è canonico, è un religioso alla fine, è stato creato da Dio per la perpetuazione della razza umana. Quindi un uomo e una donna non possono avere una vera amicizia, in quanto automaticamente il desiderio sessuale si mette di mezzo a rovinare la purezza di questo amore. Invece tra maschi, ovviamente, non oserete pensare che Marsilio Ficino avesse determinati desideri, ovviamente non si può neanche pensare, tra maschi questo desiderio procreativo non esiste, e quindi l'amore è puro perché è il riconoscimento della bellezza di Dio nella bellezza del ragazzo, perché Dio è l'idea platonica, la forma da cui discende la bellezza del ragazzo, quindi ammirando la bellezza del ragazzo l'adulto vede la bellezza di Dio. Questo principio ha grande successo nella seconda metà del 400, viene utilizzatissimo dagli omosessuali, tra cui Leonardo da Vinci, ma Michelangelo Buonarroti, più avanti lo utilizzerà Shakespeare, Benedetto Varchi, diventa una specie di leitmotiv degli omosessuali del tardo 400 e primo 500, finché la società a un certo punto nota che certi personaggi sono particolarmente entusiasmi di questa cosa e comincia a prendere in giro questo concetto, fino a dire proprio apertamente che l'amor socratico non è altro che sodomia. Lomazzo scrive quando già questo crollo del concetto di amor socratico si è realizzato, verso 1550 è un concetto che non può più essere usato e che è stato, in cui ormai ha trionfato la rilettura in senso eterosessuale che ne ha fatto Pietro Bembo negli Asolani, una rieterosessualizzazione dell'amor platonico. Tant'è vero che noi quando parliamo di amor platonico pensiamo automaticamente a un amore eterosessuale puro e casto, perché c'è stato proprio una ridefinizione del significato di questa parola, e socratico diventa invece sinonimo di sodomita. Se voi avete presente il Dictionnaire philosophique di Voltaire, c'è una voce intitolata Amour nommé sacratique, amore cosiddetto socratico, che è una voce sulla sodomia. Per questo, per mostrare come non basta dire non possiamo chiamare omosessuali quelli del passato. Attenzione, perché anche se usiamo i termini che usavano loro, le parole cambiano nei secoli, e quando io parlo dell'amor socratico propugnato da Leonardo, da Ficino, non sto intendendo quello che intendeva Leonardo, non sto parlando della sodomia, sto parlando esattamente dell'opposto di un amore casto. Quindi bisogna sempre seguire la storia delle parole, perché vabbè, se no mi disperdo per gli rami in questo modo. Ulteriori documenti non ne ho trovati, nel senso che appunto mi metterei a leggervi degli sfrigugini, delle allusioni, appunto il ragazzo con il membro sulla fronte e cose di questo tipo. Io credo però che la testimonianza del Lomazzo, che non è necessariamente vero, lui sta facendo un dialogo platonico, un dialogo socratico, in cui fa dire delle cose a Leonardo che parla con un personaggio di fantasia, perché Figlia era morto da 2000 anni. Però la domanda è: perché proprio Leonardo, tra tutti i personaggi che poteva mettere in questo dialogo, perché attribuire queste
affermazioni a Leonardo, perché riportare le voci sul fatto che Leonardo sodomizzava il Salai? Abbiamo visto che ci sono i disegni tra le carte di Leonardo, è una voce che trova riscontro in documenti contemporanei. La domanda... era ancora vivo Melzi in quel periodo. Melzi era ancora vivo, sì, quindi però... era lui il... Melzi visse per 10 anni con Leonardo, i milanesi, i genitori del Melzi erano vissuti con Leonardo a Milano. Hanno lasciato Leonardo espressamente loro. Sì, che ci sia stata una relazione tra Melzi e Leonardo un po' lo dubito. Nel senso che se ci sia o meno la relazione, però dei genitori che espressamente lasciano il figlio a Leonardo e che si sapeva che probabilmente aveva rapporti, cioè... la dice lunga su, okay, anche su quello che no, era Leonardo e la sua, sì, la sua fama. Allora, la che il Melzi possa essere stato un suo amante un po' lo dubito, perché abbiamo esempi come quello di Michelangelo Buonarroti che ha amanti sessuali, ragazzacci, marchettacce che hanno lasciato traccia nel lettere semplicemente per chiedergli dei soldi e basta, e poi ha questi amori spirituali elevati per Tommaso de Cavalieri, che è anche lui un nobile romano, la sua tomba è nella chiesa dell'Araceli, voglio dire, non esattamente in periferia, con i quali è del tutto possibile che l'amore sia veramente platonico, come lo è quello che ha Michelangelo per Vittoria Colonna, che la marchesa Colonna, che aveva 40-50 anni. È un po' difficile fare una passione erotica tra questa vecchia signora e questo vecchio signore, perché è vecchio pure lui. Che ci sia una passione intellettuale fra queste due persone, tra l'altro entrambe sospettate di simpatia con gli ambienti calvinisti, quindi lasciamo perdere tutto questo, è un dato di fatto. Allora, che la famiglia possa avere affidato il figlio a Leonardo pur sapendo che fama aveva, è credibile, perché noi abbiamo un aneddoto su Michelangelo in cui un padre vuole assolutamente che Michelangelo prenda a bottega il figlio, e Leonardo non vuole avere questo impiccio, Michelangelo non vuole avere questo impiccio e lo liquida. E questo aneddoto è riportato da Michelangelo stesso, lo racconta in una lettera, al che gli dice che prima di dire no almeno veda questo ragazzo, perché se lo vedesse non se lo metterebbe solo in bottega, ma anche nel letto se lo metterebbe. E Michelangelo se la cava dicendo che questo piacere lo lasciava al padre, che lui aveva altro da fare e lo liquida. Che ci siano dei genitori che pur di avere il figlio discepolo di Leonardo, Michelangelo, considerati i più grandi artisti dell'epoca, siano disposti a chiudere un occhio sul fatto che questo poi ci vada a letto, è appurato, perché abbiamo Berlusconi questa testimonianza. Insegna. Berlusconi insegna, sì, però il Melzi non è la ragazzina, cioè... come Ruby. Berlusconi va con Rubi, non va con la figlia di Agnelli. E Melzi è una famiglia comune. E Melzi è una delle famiglie nobili, da cui discendono i Melzi de Ril. È una delle prime famiglie del Ducato di Milano. Per cui, se mi stiamo parlando di un allievo dei Trivulzio, dei Melzi o degli Archinto, sono certo che non si azzarda, perché quella era gente che se gli facevi uno sgarbo ti faceva ammazzare per strada. Ok? Abbiamo il compositore Stradella, che è stato archibugiato per strada perché aveva sedotto una donna di non so quale famiglia nobile, cioè le facevano queste cose, quindi che lui avesse messo mano su Melzi lo dubito, che lo abbia dipinto nudo non lo so, quelle cose si facevano, abbiamo visto i ragazzi che stavano a bottega erano contemporaneamente anche modelli, non è che c'erano i modelli a pagamento, spogliati che facciamo lezioni di disegno, lo avrà anche fatto. Ma il Melzi forse è più una figura di badante che di amante. Secondo me è interessante che potesse essere ancora vivo quando Lomazzo scrive, perché comunque io per quello poteva essere una testimonianza di prima attenzione mano. Il trattato sulla pittura del Lomazzo esce postumo, è stato edito, è stato pubblicato 30 anni fa. Non però viene pubblicato. È datato. Ah, quindi il Melzi potrebbe non averlo neanche letto. Il Melzi potrebbe anche non averlo letto. Adesso io non ho mai studiato i rapporti tra Melzi e Lomazzo. Magari uno storico dell'arte me lo sa dire, che magari si odiavano. Questo non lo so dire. So solo che il trattato sulla pittura non è stato pubblicato vivente Melzi. Chiaro. Quindi io avrei anche finito. Subito. No, no. Che perché devo andare via. Ah,